Cari amici, quest'oggi ho scelto di rendere il mio salotto molto musicale, quindi vi faccio fare un viaggio insieme a loro. Qui con me l'ensemble Gli Anelli di Saturno e do il benvenuto a tutti voi e ovviamente a te, maestro Antonio Saturno, Grazie Brigitte, grazie chitarrista, dell'invito. mandolinista, arrangiatore, di tutto di più. Si fa quel che si può, come si direbbe, insomma. Come nasce questo ensemble meraviglioso? Sì, Gli Anelli di Saturno nasce con l'idea di dare una possibilità ai giovani. In modo particolare. Io, come sai, insomma, insegno da tanti anni, prima nelle scuole medie, dal 2010 nei licei musicali, e credo che il lavoro del docente non finisca nell'aula, ma il docente ha il dovere di dare delle opportunità di crescita concrete ai ragazzi. E musicalmente le opportunità si danno suonando, perché si impara a suonare suonando in pubblico, suonando in televisione, suonando in tutti gli spazi. Quindi da lì è nata l'idea di formare questo ensemble che coinvolgesse principalmente i miei allievi, sia di mandolino che di chitarra, perché io insegno al liceo sia mandolino che chitarra, quindi nasce in questo modo. Ecco, tutti conoscono i repertori musicali, però non sempre si conosce proprio lo strumento musicale. Di solito forse si associa un po', anche al folklore, diciamo un po' all'immagine anche, oreografica, però in realtà è importante conoscere prima lo strumento e poi suonarlo. Esatto, infatti questo è il secondo motivo per cui poi ho deciso di portare in giro con i ragazzi questi concerti, per valorizzare anche lo strumento, sia il mandolino che la chitarra. Questo ensemble è formato principalmente appunto da mandolini e da chitarra. Il mandolino e la chitarra anche spesso è associato a questa idea della canzone napoletana, che è sicuramente una ricchezza, ma non è solo quello. Questi, sia la chitarra che il mandolino, sono strumenti antichissimi. Risalgono veramente nelle origini a prima ancora di Cristo e c'è un repertorio che, soprattutto strumentale dal 500-600 in poi, che è ricchissimo. Noi infatti facciamo anche una parte di concerto che è dedicata ai grandi autori del barocco italiano come Vivaldi ed altri napoletani come Barbella, proprio per far capire qual è stata l'importanza storica di questo strumento. Ecco, tu dai spazio molto ai giovani e mi piace molto il fatto che ci sono molte contaminazioni in questi suoni che stiamo ascoltando. Per esempio, abbiamo fatto questa apertura molto particolare, molto ritmata. Sì, infatti, ripeto, valorizziamo il repertorio antico come appunto quello là barocco, ma ci presentiamo al pubblico anche con alcuni arrangiamenti particolari. Il brano di apertura era El Vito, che è un brano della tradizione spagnola che abbiamo riadattato appunto con questo sapore nostrano e poi alla fine faremo un altro omaggio, semmai lo presentiamo dopo, insomma come Assolutamente preferisci. sì, però io questo viaggio lo voglio fare insieme a te anche in un altro modo perché non finisce qua con Gli Anelli di Saturno, perché poi ci sarà un qualcosa di molto particolare con un tuo disco, un Sì, nuovo lavoro vabbè, discografico. quello, insomma, io sono impegnato anche come solista e quindi te ne avevo già parlato, sto lavorando ad un mio lavoro personale in qualità di chitarrista e poi
poi ne parleremo appena sarà finito, se ti farà piacere lo vengo a presentare qui. Assolutamente, ho sempre presentato i tuoi lavori. È vero, è vero, è vero. E poi questo viaggio dove ci conduce? In Cina, per caso? In realtà siamo impegnati in diverse cose. C'è da fare una precisazione che Anelli di Saturno è cresciuta come realtà musicale. Esiste l'ensemble, lo avete visto in una formazione, diciamo, base, che è quella là di oggi. Se vuoi posso presentare i ragazzi, così diamo un po' di soddisfazione. Vorrei conoscerli tutti, sì. Anche a loro. Partiamo dal primo mandolino, Gianni Marcellini. Buonasera. Antonio Russo. Maria Rosaria Fortunato. Marica Parziale. Loro sono giovanissimi. Poi c'è un carissimo amico che mi accompagna da qualche anno in questa esperienza anche con me, con i giovani, ed è il maestro Angelo Spinelli al violoncello, e qui abbiamo Sasà Esposito Ferraioli, chitarrista. Beh, questo ensemble, in forma appunto di ensemble cameristico, è diventato anche una realtà orchestrale, e infatti esiste l'orchestra Anelli di Saturno, che è formata da 25-30 elementi, e saremo impegnati in una serie di concerti. Anzi, colgo l'occasione il 25 marzo per invitarvi al Teatro Diana, diretti da un direttore d'eccezione, il grande Fan Ding, che è un direttore cinese, bravissimo, e da diversi anni collabora anche con l'Italia, ed è nata questa idea di portare questa immagine del mandolino colto anche in Cina, e probabilmente, insomma, nella prossima estate saremo ospiti lì per una serie di concerti. Io volevo chiedere proprio una cosa a Sasà, magari. Sì. In che modo riuscite a coinvolgere e soprattutto a incuriosire il vostro pubblico? La caratteristica di questo ensemble è appunto la figura del mandolino e quella della chitarra, che sempre stati presenti nella cultura, prima partenopea, italiana, e poi quella europea. E quindi il primo approccio è quello lì del visivo, quello del mandolino. Ma come già detto il maestro Saturno, è un'occasione per noi di affrontare anche una parte del repertorio che magari in ambito accademico, come quello lì del liceo o del conservatorio, non si affronta subito, e magari bisogna essere accompagnati da un pianoforte. Invece qui si ha la possibilità di suonare anche pezzi solisti ed essere accompagnati da una vera orchestra. Che tipo di legame c'è tra voi? Siete prima di tutto amici, penso? Sì, sicuramente. Col maestro Saturno oramai mi permetto di dire che sono quasi un figlio per lui, e poi evidentemente fra noi siamo tutti fratelli, perché lui ci ha generati nella musica e quindi lui è il nostro padre e noi siamo suoi figli. Quindi siete tutti anelli, tutti, insomma, legati tra di loro. Insomma. Quindi quest'oggi sono anche un po' la vostra mamma. Io vorrei ascoltare qualche altra cosa, Antonio, e poi ovviamente diamo questi appuntamenti, perché i concerti sono tantissimi. Ovviamente voi fate questo tour anche in tutta Italia, anche all'estero. Sì, sì. E ovviamente dobbiamo ricordare a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi alla musica di amarla sempre di più. Quindi qual è il consiglio che vuoi dare a coloro appunto che vogliono... Sì, la musica va studiata con serietà. È importante, fa parte della nostra cultura, e lo scopo principale deve essere la crescita personale, al di là poi se si sceglie come professione o no, alle volte è il caso della vita che la fa diventare professione. Studiare musica a tutti i livelli sicuramente fa bene allo spirito e all'animo, ingentilisce e fa vedere la realtà da un punto di vista differente, quindi studiamo la musica con passione. Curiosità, ma gli anelli sono briosi? Gli anelli sono briosissimi e ti facciamo sentire un brano molto brioso come conclusione. È un arrangiamento che stiamo portando da diversi anni in giro, è un brano degli Inti Illimani, questo gruppo famosissimo cileno. Loro lo fanno con il charango, che è un chitarrino tipico del Sud America. Io insomma ho trovato interessante adattarlo al mandolino e alle sonorità della nostra bella Italia. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, e quindi musica maestro, musica anelli.